Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite, sempre una battaglia reale in singolo, vi porto oggi, cercheremo di vincere questa battaglia reale con la skin Psycho, direttamente da Borderlands 3. Mi piace tantissimo questa skin e sono molto affezionata perché mi piace molto il gioco Borderlands 3, quindi li ho giocati tutti. E ho anche platinato l'1 e il 2, adesso proverò anche a platinare il 3 in futuro. E niente, ho fatto tanto per cercare di prendere questa skin perché praticamente è uscita due volte nello shop, se non mi sbaglio. Una volta, la prima volta io non avevo ancora Fortnite, la seconda volta era nella season di Mida, ma io non l'ho potuta comprare per vari problemi. E la terza volta, non c'era una terza volta, ma c'era praticamente questa opzione che se compravi Borderlands 3 sul sito dell'Epic Games, potevi appunto avere questa skin gratis con il bundle direttamente sul tuo account collegato. Ora scendiamo qua perché a Parco Pacifico praticamente ho visto che c'è uno schifo, meglio non scenderci. Ho visto un paio di persone. Poi qua devo fare ancora la sfida delle uova. Praticamente chi ha visto questo video, sicuramente quando caricherò questo video non ci saranno più le sfide delle uova, perché lo caricherò sicuramente dopo un bel po' di Pasqua, dopo che è passato Pasqua, perché ho altri video da caricare. Comunque questa zona è molto buona per scendere in singolo, soprattutto è molto anche per avere subito armi e cercare di vincerla facilmente la partita, perché ci sono sempre praticamente due casse qua nascoste da scavare, questi nuovi tipi di casse che hanno messo, quelle le casse della contaminazione, se non mi sbaglio, sono sicuramente di merda, però vabbè. Se parlo un po' strano mi sentite la voce strana perché comunque sto avendo anche dei problemi ai denti, sto curando i denti, medicine e altre cose, sono un po' abbattuto, ho avuto la febbre, non mi sto neanche allenando fisicamente, lasciamo stare proprio. Non è un bel periodo per me, diciamo. È che infatti qua ce ne sono sempre due, appunto vi fa trovare sempre o il P90 o il Lanciarazzi. Questa già potrebbe essere una buona partita da canale perché siamo partiti già a bomba, perché vi dà anche lo scudo, vi dà tutto. Siamo già carichi al massimo, abbiamo già un P90, abbiamo già un Lanciarazzi, possiamo fare belle kill. Allora, ragione, sì. Soltanto 100 di legna mi ha dato sto cretino. Pompa. Finalmente un pompa perché il pompa ormai serve. È indispensabile il pompa. Player. E però con l'angelo si possiamo fare perché questo qua se non sa che noi siamo qua dentro. Basta che lo aspettiamo, lui apre la porta e gli facciamo lo scherzetto. Per questo è bello il Lanciarazzi, sia per fare una bella partita, che ti aiuta molto, e anche per fare delle kill simpatiche. Pom, ciao! Attenzione. Ne sprechiamo un'altra, però vabbè, non fa niente. Giusto per dare il soffio di grazia, ormai la finiamo così. Poi il Lanciarazzi è pure stronzo, perché se non lo sapete usare o c'è un player forte, vi potete auto-uccidere, quella è la cosa brutta. Allora, potenziamo le armi con Jones, ci facciamo il pompa blu. Questo pompa ha 3 colpi, non 2 come prima. Sicuramente è scarso, però vabbè dai, sprechiamo sto mangiare adesso colpo. Voglio giocare così oggi, a divertimento. Abbiamo sbagliato. Ok. 33. E piango comunque. 33, ma questo è proprio morto, non ha manco lo shield. Cazzo, ma perché non viene a fightare sto stronzo? Vabbè, me lo vado a prendere io. POM! Stavo dicendo, sto pomp è molto forte perché comunque ha 3 colpi. Però io voglio prendere questo, non lo so, mi sento più sicuro. Perché io ho brutti ricordi con lo spasso. Lo spasso a volte manco mi spara. E mi fa sempre 33, 30, 36. Uno schifo totale. Allora, vediamo un pochino. Questo qua ha ucciso mo' il boss della guglia. Sicuramente avrà un assalto buono.
Stacco la proprio quando sono stupidi play, proprio tranquillo, non c'è nessuno. E invece guarda quando ti arriva la supposta. Lui sicuramente avrà spaccato qualcosa, avrà sclerato come un pazzo. Benissimo. Ah, mo il fuoco ti fa danno quando ci stai sopra. Cioè, prima il fuoco non faceva danno quando stavi sopra. Cioè, era ritornato come i vecchi tempi. Ho notato pure questa cosa che fa fuoco, cioè fa danno di nuovo. Vediamo un po'. Ah, ci sono delle strutture, andiamo a vedere, ma penso. Speriamo che non ci siano dei player, giusto per appostarci un attimo e ragionare su quello che fare, perché non sto vedendo più player, devo un attimo. Comunque è diventato uno zoo questo gioco, ci sono porci, maiali, dinosauri, non si capisce niente, dai. Lupi. Ci inseguono, oh, ma tutte le partite ci inseguono i lupi, ma è possibile? Madonna mia, oh. Ma che avete? Ma che sono la vostra mamma? Poi in tal caso vostro padre. Perché? Ma mamma è un po' improbabile e non la voglio fare. Minchia, questo qua si è proprio sgamato in un colpo di lanciarazzi numero 1. Lo facevo pure cascare. Guarda come mi seguono, è impossibile. Ecco come sprecare i colpi del lanciarazzi. Andiamo così, dai. Senza shield. Ma che cazzo ci fai qui? Ma guarda questo. Mamma mia, sti cazzo di lupi. Ma non vedo l'ora che li tolgono gli animali. Sono proprio una cosa orribile su Fortnite. Non servono a niente. Ma che cazzo serve? Solo per fare le armi, dai. Quando saranno un ricordo di questa stagione? Perché ora siamo nella stavo per fare un rutto. Siamo nella preistoria. Ci sono due player per forza perché stanno fightando. È possibile che questo qua fa 3000 giri e costruisce, fa la cappella, fa quello e fa quell'altro. M'ha fottuto sicuro. M'ha fottuto. Cioè, questo mi ha rubato la kill e io muoio. Ti accoppa a te. Questa è la mia vendetta. Andiamo avanti. Qua c'è un'altra cassa, vabbè. Oh, oggi stiamo trovando solo casse di contaminazione. Scar, wow. Però me ne pentirò. So che me ne pentirò perché quello là primordiale è poco forte, preciso. È una roba assurda. Anche lo Scar è preciso, però. Non so, mi sembra che è più forte primordiale al momento. Allora, siamo rimasti in 4 player. 4 player e quindi diciamo 3 da uccidere alla fine. Sono 3 rimasti perché il quarto sono io. E la safe, qua ci sono delle costruzioni. Quindi sicuramente o vengono tutti qua o sono già qua. Quindi allontanarsi non lo so se è una buona idea perché poi vado contro safe. Quindi conviene andare là sotto, stare belli appostati e uscire nel momento giusto perché così siamo pure sicuri in safe e non ci dobbiamo muovere. Passiamoci, qua c'è già uno, speriamo che non mi ha visto. Mi sembra che era dietro il muro. Mamma mia. Oddio. Noi abbiamo un bel po' di materiali. 600, 900, 680 di ferro, che è tanta roba per vincere. Per coprirsi e per buildare è tanta roba. Uno è morto, quindi siamo rimasti in 3. Ma loro dovrebbero fightare e poi esco io. Come logica. Non vedete che io campero, perché campero? Perché bisogna pure camperare nel gioco, non bisogna fare gli stupidi, perché sennò si muore. Cioè, ormai vincere è già diventato difficile vincere una partita a sto cazzo di gioco. Manco se fossimo in arena.
Cioè è diventato più... Cioè sembra più difficile e normale che in arena, ti giuro. Almeno in arena ci sono player più... si concentrano e basta. Qua trovi tutti i tipi di player. Pure i coglioni che giocano per rompere il cazzo. Mamma mia, però... Guarda, hanno fatto solo 30 in testa, cioè... Diciamo che... hanno depotenziato molto, quindi alla fine non è che possiamo dire che è stato fisso, perché comunque... Però questo qua proprio da me è andato. E mo, sapete cosa succede? Il terzo si va a nascondere. Mi ha rubato la tattica. E io devo fightare con questo. Quindi devo sopravvivere con questo e poi uccidere anche l'ultimo. Quindi siamo a posto. Quindi ci facciamo 5 e 6 kill. Quindi praticamente è perfetto. Proprio le 6 kill per vincere la partita. Ce la faremo a fare questa impresa? Vediamo se Psycho mi aiuta. Quello di sopra. Quello, mi sembra che l'altro che mi... Tutti contro di me? Va bene, dai, non è un problema. Fammi curare. Ho capito che dobbiamo fightare. Prendo il fucile in mano e ti scopo. Ma dobbiamo uscire. Eh sì. Vabbè, non apro. Rompi tu direttamente così esco. Mamma mia. Però ho visto quando mi ha tolto con lo spas. Mi ha tolto quasi tutto. Dai, mi ha ucciso. Cioè io ve lo giuro, ho fatto un test in creativa, ve lo giuro, raga. C'era un coglione scarso che faceva 180 al petto. 180 al petto. Con lo spasso, e io 30, 40, massimo 100. Stava fermo, io stavo fermo, proprio questo test. Cioè, era veramente strano. Io so, per questo che non uso più, no, lo spasso, non lo so, non mi fido dello spasso. È troppo, cioè, è l'arma dei nabbi, cioè, fa vincere, fa i danni a quelli scarsi, cioè, io non ce la faccio più. È uscita, mi sa. Guarda, guarda, guarda. Allo scar, mi sa, eh. Poi abbiamo un sacco di scendine, cure. Dobbiamo uscire, se no moriamo di safe, dobbiamo uscire. È sopra. Questo ha preso l'altezza che vuole vincere, però noi cosa dobbiamo fare? L'unica strategia buona è questa. Noi dobbiamo praticamente fare questo. Cercare di costruire in mezzo a questi alberi, in modo che lui non ci vede. Tenerlo sopra, ma comunque con la safe al culo e noi sempre nei punti di salvezza, in modo che poi cerchiamo di prenderlo all'altezza, troviamo un budo per farlo cadere e poi finirlo. Dobbiamo fightare per forza. Siamo arrivati proprio al punto di non incontro. Basta, cadi. Vai, 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 vai. Bene, 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 bene. È morto, sta sempre su, ma che cazzo ha? Oh! Ah, sì! Sì! Sì, vittoria reale! Psycho fortissimo, domina la stagione 6, capitolo 2 di Fortnite. Vittoria reale, 6 kill, bellissima. Lasciate like, iscrivetevi, commentate se il video vi è piaciuto, supportatemi. Ciao a tutti, da Tiger, alla prossima. Bella veramente, mi è piaciuta.